Cocci di Rugiada è la seconda prova letteraria per l'autrice siciliana Alessandra Mutarelli, che incastona 58 perle, 58 cocci di Rugiada in un'originale ricerca sul linguaggio che approda in una poetica strettamente legata alle sue radici e alla sua Sicilia. Scelgo la poesia è il mio linguaggio, da tanti anni mi sono avvicinata alla poesia e nella mia evoluzione ci sono state delle trasformazioni, per cui la mia poesia di oggi è molto più vicina alla prosa e mi condurrà a delle opere in prosa. Infatti io definisco questa poesia, questa scrittura orizzontale, non più verticale come solitamente è la poesia. È una poesia che è un trait d'union, una scrittura che è un trait d'union fra la poesia e la prosa. Questi 58 cocci di Rugiada, i miei editori le hanno definite perle incassonate in un gioiello, sono in realtà 58 pezzi di me. Io mi racconto attraverso questi 58 cocci di Rugiada. Il coccio di Rugiada è un nomignolo che mi viene dato e io da lì ho deciso di raccontare questa storia, raccontarmi attraverso questa storia. Una storia che passa attraverso la mia terra, le mie radici, la mia famiglia e il mio amore per la persona che mi ha messo questo nomignolo e che quindi mi ha portata a raccontarmi in questa silloge poetica. I cocci quindi sono le 58 sfumature di Alessandra che si racconta. Donna forte e convinta artisticamente delle proprie parole e dei propri versi, architetto affermato, vanta già nel 2015 l'inserimento con la lirica Adagio nell'antologia del Premio Nazionale di Poesia Narrativa e Litorale, con la lirica Di Sera nell'antologia Alda nel Cuore, edizioni Ursini. È inoltre stata inserita nel volume 5 dell'Enciclopedia della Poesia Contemporanea per le opere Dicembre, A mio padre, Perché t'amo e Pulcinella suona ancora, opera buffa di un cialtrone. Diciamo che quella fu intanto un'esperienza molto bella, perché è un'esperienza inaspettata. E dopo aver partecipato a un concorso ricevo questo riconoscimento e quindi la proposta di essere inserita nell'Enciclopedia della Poesia Contemporanea. Diciamo che intanto è l'inizio, perché mi si aprono tutta una serie di porte che mi conducono poi a pubblicare queste mie due sillogi. Inizialmente avevo fatto una pubblicazione ma a mie spese, invece adesso gli editori hanno cominciato a credere anche nelle mie capacità. E per me è molto importante professionalmente, perché anche questa è una professione. Penso che per la nostra terra potrebbe essere anche un motivo di orgoglio, visto che rientro nella pubblicazione della Fondazione Mario Luzzi, quindi un premio internazionale molto importante. E sicuramente questo mi dà la spinta ad andare ancora avanti, tanto che infatti ho altri lavori nel cassetto e altri nella penna, quindi sicuramente questo mi fa andare avanti e vi regalerò, se è possibile, ancora delle mie opere. Nella prefazione del libro, Anna Rita Schiavone, docente di lingua e letteratura francese, scrittrice e poetessa, sottolinea che cocci di Rugiada sono uno stato sentito attraverso il quale chi scrive compie un viaggio. Un viaggio orizzontale dal dentro al fuori, concreto attraverso le realtà della donna scrittrice che ci porge una visione concreta delle sue tappe. L'Alessandra che si racconta è una donna sognatrice, perché si può ancora sognare attraverso la poesia. E Alessandra è anche una donna contestualizzata oggi, nella vita di oggi, e quindi che si scontra anche con diversi aspetti, non soltanto emotivi, ma anche di vita quotidiana. È una donna mamma, è una donna figlia che ha perso i genitori, è una donna che lavora, è una donna impegnata, ma è una donna che sa ancora sognare, è una donna che sa ancora amare. Nicuzza è l'altro nomignolo con cui io vengo chiamata da questo affetto molto importante e mi riporta a quello che io ero per mio papà, e quindi questo senso di protezione. Ma Nicuzza sono io e Nicuzza è mia figlia, che è la mia proiezione. Nicuzza è il termine siciliano con cui teneramente si chiama una persona anche fragile, e forse Nicuzza è l'unica lirica in cui emerge tutta la mia fragilità.
Dunque la collana Poiesis di Edizione Sofia si impreziosisce di un ulteriore volume, Cocci di Rugiada di Alessandra Mutarelli, che definisce lei stessa come un momento di transizione, un passaggio dal senso di smarrimento, conseguenza di dolore, di abbandono e lutto al raggiungimento di un equilibrio interiore che avviene attraverso una poesia sognata e desiderata. Con te accordò le luci dell'alba per far suonare il cielo. Infilò perle di sole fino a levarsi della luna. Destati dal tuo torpore e sentì la sua voce nel fruscio del vento. Con te voglio tornare a guardare il mare, con te in rada aperta ad ascoltarne il canto.